Ora contro la sede del quotidiano Il Manifesto nel centro di Roma, ferito l'attentatore, un estremista di destra. '22 dicembre 2000. È appena passato mezzogiorno e in pieno centro di Roma, in via Tomacelli, un boato squarcia l'aria. Al terzo piano dell'edificio, che ospita la redazione del quotidiano Il Manifesto, scoppia una bomba. L'attentatore Andrea Insabato, ex militante di Terza Posizione, formazione di estrema destra, resta ferito nella detonazione. Gli sarà amputata una gamba.